Allora la parola al professore Musumeci. Salve a tutti, ho il piacere di rappresentare qui il Movimento per l'Indipendenza della Sicilia fondato nel 1943. E se siamo qui oggi a parlare di autonomia è perché è esistito questo grande movimento che con le proprie battaglie, chiedendo l'indipendenza, ha ottenuto uno strumento giuridico che si chiama Statuto. Presidente, ci siamo da anni ormai posti in un accurato dialogo per parlare delle sorti della Sicilia e siamo qui per dire, siamo disponibili anche noi a dar vita ad un nuovo soggetto politico che possa essere voce dei siciliani. Ma abbiamo sentito un po' di confusione stamattina qui. Vogliamo sapere solo qualche appunto. Chi siamo e cosa vogliamo? Chi siamo? Siamo siciliani e vogliamo tornare ad essere padroni in casa nostra. Ma dobbiamo mettere al primo punto nello statuto di questo nuovo soggetto politico i tempi e le strade da percorrere per chiedere con forza i decreti attuativi e per rivedere quelli falsi che ci sono stati concessi. Dobbiamo parlare di applicazione di statuto che va al di là del federalismo. Non ce ne frega niente di quello che fa la Lega, ci deve fregare quello che vorremmo fare noi fattivamente per la nostra Sicilia. È ora di rimboccarci le maniche, attendiamo da 65 anni le norme attuative. Se lo statuto che ha la Sicilia fosse veramente applicato, renderebbe la Sicilia uno Stato federato con l'Italia. E vi ricordo che l'articolo 31 recita che il Presidente della Regione Siciliana è il capo delle forze di polizia in Sicilia, quindi è paritetico con il Presidente della Repubblica Italiana. E siccome io sono convinto che l'80% dei presenti non conosce lo Statuto, dobbiamo studiare, leggere i 43 articoli dello Statuto e fondare questo partito perché applichi questo strumento giuridico che sicuramente ribalterebbe le sorti economiche della Sicilia. Articolo 36, 37 e 38 è prima di tutto la battaglia per l'alta corte, perché è stata abolita con un escamotage, ma di fatto si può sempre ripristinare. Allora, onorevole Lombardo, siamo a disposizione perché nasca veramente il soggetto per i siciliani. È stato scritto alle mie spalle, la Sicilia dei siciliani, non è altro che la parafrasi del concetto La Sicilia ai siciliani, scritto nel 1942 e pubblicato da professor Antonio Canepa, il mitico comandante dell'Eves, dell'esercito per l'indipendenza della Sicilia, che cadde a Murazzo Rotto, a Randazzo, il 17 giugno del 1945. Queste sono le tematiche che dobbiamo riscoprire e portare avanti. Non ci sono altre strade. Presidente, autonomia, Presidente, o Sicilia indipendente. Grazie.